Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo contornocchi della Vichy, il 1089 ed è fortificante riparatore e soprattutto se volete capire perché ho così tanti campioncini, direi che è ora di seguire il video. Prima di iniziare però mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e mi raccomando anche di lasciare un commento se volete partecipare all'estrazione di un premio scelto da me. Allora, se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video e lo capirete. Dunque, intanto, Vichy 1089 occhi, perché ho così tanti campioni? Perché la ditta mi ha contattato per se volevo provare il prodotto e non ho problemi a dire che me l'hanno inviato loro, però dato che non sono quella influencer super famosa, hanno preferito mandarmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 campioncini da 1 ml l'uno, che alla fine fa quasi una confezione perché 12 ml, mentre la confezione è un 15, per essere sicuri che non fosse rivenduta. Grazie per la fiducia, ma comunque sia, io il prodotto l'ho provato ugualmente, per me è la stessa cosa, ed magari così conoscendomi in futuro penseranno di mandarmi la confezione intera, non lo so, ma a me va benissimo lo stesso. Allora, intanto, 15 ml, l'ho segnato, viene 21,50 € su Amazon, dice di essere gel occhi fortificante e revitalizzante. Ve lo mostro, cioè vi mostro, ve ne mostro uno, che è questo qui. E vediamo. Allora, viste le promesse, leggevo un attimo sul sito le indicazioni, dovrebbe andare a decongestionare il contornocchi, quindi borse e occhiaie, ed è dato che è a formula fresca, subito l'effetto decongestionante e poi nel tempo anche ridurre visibilmente i segni del tempo, le borse e le occhiaie. Ma ecco qui, allora, ne tengo uno. È un gel effettivamente molto leggero e fresco, quindi facile da picchiettare sul contornocchi. Facile da applicare, assorbe molto velocemente, questo sì, però ho notato che è appiccicoso. Io comunque l'ho testato, quindi c'è la clip, ma è appiccicoso una volta applicato finché non asciuga. Quindi io normalmente che vado ad applicarlo, poi applico il roll per massaggiarlo. In questo caso non riuscivo a usarlo perché si bloccava e quindi vabbè, l'ho applicato semplicemente con le dita. È vero che una volta che si è asciugato non è più appiccicoso, anzi va bene durante il giorno anche come base per il trucco, non dà nessun tipo di problema. Però già questa cosa che non posso massaggiarlo come voglio io. Comunque dice di contenere acido ialuronico e acqua termale di Vichy, che sicuramente male non fa, anzi è rinomato per questo il marchio. È un gel fresco, idratante, piacevole da applicare al mattino perché comunque con le occhiaie un pochino si attenuano leggermente, attenuate con l'effetto fresco e se lo mettete in frigo anche meglio. E comunque va bene anche come base trucco. Ok, però io le altre promesse non le ho viste, sinceramente. Quindi questo effetto che va a ridurre nel tempo, eppure 12 campioni è come una confezione normale, che nel tempo va a ridurre i segni contornocchi o ridurre le borse e le occhiaie. No, anzi, ho trovato che altri contornocchi, ed è sempre in gel, andassero al momento a ridurre più visibilmente le occhiaie rispetto a questo. Questo è molto delicato, è vero, è delicato per i contornocchi, però su di me ha proprio un effetto blando e forse è adatto per le persone più giovani, quindi per la pelle più giovane, per andare a prevenire i segni del tempo oppure solo per decongestionare la mattina il contornocchi. Però
Per me che è più segnato, è molto blando, è leggermente idratante, questo effetto fresco che comunque non disgusta, però poco più. Stavo guardando per il prezzo, 21,50 euro, sì, non costa tanto, ma penso che sia adatto davvero alla pelle più giovane, si è pensato per le persone più giovani, quindi se mi hanno contattato, grazie mille perché pensate che sia molto più giovane, grazie, grazie, grazie. Detto questo, e torniamo a noi, vedo quando è uscito tutto questo boom mediatico, tanta pubblicità, ma alla fine è un contorno occhi idratante, un gel idratante, sì, ok, però già il fatto è che è appiccicoso, quindi non posso applicarlo con il mio roller per massaggiarlo, è un gel fresco, sì, però è troppo blando, lo consiglio a chi ha una pelle più giovane, quindi che deve andare a prevenire i segni del tempo e in questo caso potrebbe sinceramente funzionare, ma non è adatto a me. Non è adatto a me e non è adatto a chi ha più di 30 anni. Comunque, io sono curiosa di sapere se voi avete provato questo prodotto e come siete trovate, e soprattutto la vostra età, fascia d'età, per sapere se vi è piaciuto oppure meno, e se vi ispira, se vi interessa, se è tutto questo boom di pubblicità e poi alla fine è un contorno occhi classico, anche perché mi sono segnata gli inci e non è poi così bello, eh? Perché ha tanti siliconi ed stavo leggendo qui, conservanti, fragranze, soprattutto tanti siliconi. Non è proprio il massimo. Per questo prezzo troverei un cotonocchi idratante, classico, però migliore. E niente, a questo punto fatemi sapere voi nei commenti come ci trovate o se vi ha incuriosito oppure se è proprio no. Io spero sia stata utile e ci Ciao, vediamo alla ehi, prossima sono recensione. qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!